Ed ora in Gran Bretagna, con il voto, la vittoria a metà dei conservatori di David Cameron, vanno avanti le consultazioni. L'ago della bilancia rimane il partito liberal democratico di Clegg, corteggiato anche dallo sconfitto premier uscente Gordon Brown. Sentiamo Mila Cataldo. Da grande sconfitto a Kingmaker è lo strano destino di Nick Clegg, trasformatosi repentinamente da astronascente della politica inglese a grande deluso di questa tornata elettorale. Eppure, con il magro bottino di una sessantina di seggi, il liberal democratico risorge dalle ceneri e diventa il più corteggiato del momento. Assurge al ruolo di protagonista Clegg, di salvatore della all'unico uomo in grado di evitare alla Gran Bretagna l'incubo del Hung Parliament, del Parlamento appeso, paralizzato da una maggioranza assoluta che la vittoria dei conservatori non è riuscita a garantire. Come leader del primo partito britannico, però, De Cameron ha la chance di formare per primo il nuovo governo e i negoziati per un'eventuale coalizione con i Lib Dem sono già iniziati, ma è un processo che tempo. Nick Clegg incontra oggi il suo gruppo parlamentare per discutere l'ipotesi di una possibile coalizione con i Tories, una prospettiva ancora quanto mai incerta. L'alleanza tra conservatori e liberal democratici non può comunque prescindere da un accordo sulle questioni economiche. Ancora distanti le posizioni su Unione Europea, Euro e misure anticrisi. Altro tema cruciale su cui è difficile trovare un compromesso, la riforma del sistema elettorale, fortemente caldeggiata da Clegg, su cui Cameron non mostra apertura. Se l'accordo con Clegg non andasse a buon fine, l'alternativa per Cameron sarebbe un governo di minoranza, sostenuto da partiti minori come gli unionisti nordirlandesi. Il premier uscente Gordon Brown non resta a guardare, tende una mano ai liberal democratici e si dice pronto per un accordo se le negoziazioni con i conservatori fallissero.